Al padre. Per accontentarli tutti dovrei farne almeno 3 di figli. Due sono due miei ex compagni del liceo. Uno è un uomo sposato che dice che con la moglie non c'è più niente. E nessuno di loro sarebbe ottimo come padre. L'unico che sarebbe contento, perlomeno, di essere il padre di mio figlio è un ragazzo che è perso innamorato di me. Però è uno sfigato. Non so come cazzo fare. Messo? Sì, ho portato Paolo perché ti desse qualche buon consiglio. Pensavo che magari lui avesse. Va bene. Ma prego, padre. S'accomodi. Ciao, Luca. Ciao. Buongiorno, ragazzi. Buongiorno. Mi ha accennato qualcosa, però credo che a voi spiegarmi quello che è successo per potervi dare dei consigli. Credo che sia Francesca che debba spiegare le cose. Non credo che... Credere o non credere, questo è il problema. Il tuo qual è? Sono incinta e il padre è accertabile solo con il test del DNA e quest'anno ho anche la maturità da dare. Non preoccuparti, figliola. Per la verità, anche nostro signore, la storia lo sai che lo racconta, non ha avuto una gran nascita regolare. Comunque, se lui fosse qui, userebbe le parole di un suo testimone illustre, famoso, e ti direbbe: ama e fai quello che vuoi. Adesso io vi devo lasciare perché ho anche un battesimo. Vi saluto. Venga, donna, accompagno. Pronto? Oh, Francesca! Tutto bene? Guarda che con Oscar ho già parlato io, mi ha detto tutto. Per cosa? Vederci quando? Guarda, in questo momento non posso perché ho già preso un appuntamento con la Pici per andare in piscina. Mi spiace, cara. Ci sentiamo presto, eh? Ciao, cara. Ciao. Ciao, ciao, ciao.